Nome e cognome. Pietro Paolo Pierantoni. Katia Lambertucci. Professione? Ricercatore universitario, geologo. Professore associato di chimica farmaceutica. Single o coniugato? Coniugato. Coniugata. Nome e cognome del coniuge. Katia Lambertucci. Pietro Paolo Pierantoni. Attività di ricerca principale? Rilevamento geologico sul terreno. Sintesi di molecole con potenziale attività biologica da utilizzare, speriamo, come farmaci. Quando non è in laboratorio, cosa le piace fare? Suonare la chitarra. La passione principale è la fotografia e la natura. Ultimo film visto? Esattamente ieri, Il diritto di contare. Il diritto di contare. Cantante preferito? De André. Freddie Mercury e Jovanotti. Il viaggio più bello? L'ultimo, in Perù. Quello che ricordo con più affetto è in Baja California a vedere le balene. L'insufficienza più grande presa a scuola? Terzo liceo, compito scritto di latino 3. Un 4 in italiano. Se aveste scelto un'altra professione sareste diventati? Naturalista probabilmente. Agronomo. Mare o montagna? Montagna. Montagna al mare. Tre parole per descrivere il suo lavoro e la sua professione. Passione, esplorazione, abnegazione. Curiosità, passione, sacrificio. Un ricordo tra i momenti più belli vissuti nel corso della sua carriera. Il riconoscimento di aver prodotto la carta che ho alle spalle e aver saputo di recente che viene utilizzata a livello internazionale come strumento didattico. L'ultimo convegno internazionale a cui ho partecipato, in cui feci una presentazione orale in Canada. Ciauscolo o Vincis Grassi? Ciauscolo. Vincis Grassi. Si è sentito orgoglioso di appartenere ad Unicam quando... Quando c'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico durante la sequenza sismica 2016-2017. In presenza delle maggiori cariche dello Stato è stato un motivo d'orgoglio essere presente e vedere Unicam come protagonista. Sicuramente dopo il terremoto, la reazione di Unicam, ma c'è stato anche un evento precedente. Ho partecipato a un progetto di costruzione di una facoltà di farmacia in Camerun. Una frase nel suo dialetto che la rappresenta. Dentro la botte piccola ci sta l'ovi buono. Dentro la botte piccola c'è il vino buono. Il fiotto è gratis. Significa che a lamentarsi è facile. Un aggettivo per descrivere il suo partner. Tenace. Preciso, diciamo. Ricerca o didattica? Ricerca. Qualche anno fa avrei detto sicuramente ricerca. Da qualche anno ho un corso di laboratorio. Mi piace tanto perché ho i ragazzi in laboratorio diverse ore al giorno e mi ha appassionato anche la didattica. Una figuraccia rimasta epica. Risale a qualche anno fa, ero laureato da pochi anni. Prima esperienza didattica alle scuole medie. Primo giorno di supplenza, entra la bidella in aula, chiede il silenzio perché sarebbe arrivato dalle a poco l'insegnante, io ero già in classe con gli studenti. Non me ne ricordo una perché ne faccio tante. Sicuramente le faccio tutti i giorni perché arrivo sempre in ritardo. È un mio grande difetto e spesso e volentieri magari è interpretata come una figuraccia. La scoperta scientifica più importante per l'umanità. Penso che sia, diciamo, scoperta abbastanza recente, diciamo la radio. Forse proprio per l'umanità, perché ne ho usufruito immediatamente, è stata la penicillina, qualcosa che è servito a curare, forse anche per questo ho scelto questa professione. Scienza e loro. A presto!